Perché sono vestito da Babbo Natale? Perché voglio parlare meno, perché già lo faccio abbastanza e perché voglio anche lasciare spazio alla vera F4 a raccontarvi cos'è stato veramente il festival. Io ve lo dico soltanto in una parola, e cioè serendipità. Perché è stato un viaggio emozionante attraverso scatti spontanei, narrazioni visive e anche l'inaspettata bellezza trovata tra le strade e soprattutto tra le persone. La magia di trovare oro mentre invece cercavo solo e soltanto una monetina. E Festival è stata la serendipità in azione, cioè la scoperta di tesori spettacolari mentre invece guardavamo altrove. Semplicemente vi dico grazie a tutti quanti voi che avete reso possibile questa avventura, scoprendo la bellezza inaspettata nel semplice atto di osservare e soprattutto di condividere. Alla prossima! Cos'è stato il festival? È una bella domanda. Il festival è stato un impegno importante e di grande responsabilità, perché ha visto la partecipazione di 107 fotografi con 167 scatti. Il festival è stato vedere la trasformazione di un'idea apparentemente semplice in un'impresa immensa. E Festival è stato partecipazione da parte di chi è venuto ad incontrarci direttamente, ma anche partecipazione di chi non c'è potuto essere, ma ci è stato vicino con una dimostrazione d'affetto, anche solo con un messaggio o una mail. E Festival è un grazie enorme a un quartiere che ci ha ospitato, a tutti i negozianti che ci hanno supportato e sopportato, è un grazie a tutta la community ed è un'esperienza da rifare assolutamente.
capire cosa è stato per me Festival di F4 vorrebbe dire parlare per ore e ore e dire tante, tante innumerevoli cose. Quella che mi preme di più però è quella che ho sentito tutta sulla mia pelle e dentro la mia pelle, e cioè quella di essere stati schiaffo, non solo perché il tutto è successo ad Anagni, la città dello schiaffo. Schiaffo inteso come scardinare quel preconfezionato, quelle vetrine imbellettate a cui siamo abituati. I social, i like, le condivisioni, i repost, i tag. Tutto quel mondo diventa superfluo quando la street ritorna alla sua sede naturale, la strada. E se il tutto poi lo condiamo con una sana condivisione e la più pura delle partecipazioni, il tutto diventa unico, meraviglioso e da ricordare. Quindi il festival è stato questo, purezza. E festival, che dire, già nella parola secondo me è racchiuso lo spirito di questo evento, la voglia di vedersi, incontrarsi, stare insieme e condividere del tempo e tante belle foto di street photography, la nostra passione comune, che giustamente la street che torna per strada, appesa a un muro, stampata, proiettata, a disposizione di tutti. E ho potuto seguire questo evento solo da lontano via web, perché comunque non ho potuto partecipare con mio grande rammarico, ma ho già impostato un promemoria per la prossima volta, anche se la prima volta non si scorda mai. Grazie a tutti, grazie per avermi fatto comunque partecipe di questa cosa anche da lontano, grazie soprattutto per il grandissimo lavoro di Tullio, Nicoletta e di tutti quelli che hanno contribuito a organizzare questo evento. Capisco che non sia stato facile e complimenti davvero a tutti. Belle cose e avanti sempre così. Thank you.
festival per me è stata una sfida perché quando Tullio ci ha proposto di organizzare l'evento non sapevamo quanti scatti avremmo raccolto, chi avrebbe partecipato, ma abbiamo lanciato questa call sperando che venisse accolta in maniera positiva e così è stato, cosa della quale siamo enormemente grati sia a tutti i fotografi che hanno partecipato, sia ai commercianti che ci hanno dato una mano, quindi anche questa è la dimostrazione che fuori dal mondo virtuale e nel mondo reale si riescono a fare cose belle, c'è tanta voglia di partecipazione e di mettersi in gioco, quindi siamo sicuri che questo sarà il primo evento di molti altri organizzati da F4. Sono qui per dire brevemente cos'è stato il festival per me. Premesso che per me fotografia è felicità, scattare una fotografia, guardare fotografie, incontrare persone, parlare di fotografia è felicità. Praticamente datemi una macchina fotografica, meglio due, e mi farete felice. Questo weekend ero felice, grazie al festival. Sono stati due giorni di confronto, convivialità e condivisione. È stata l'occasione per incontrare vecchi amici, conoscerne di nuovi, ma rendersi conto attraverso le foto esposte, o quelle scattate insieme, che in realtà sono persone che conosci da sempre. È stato un punto di partenza per noi di F4, e dato che l'appetito vi è mangiando, vi diamo tutti insieme appuntamento al 2024. Ciao Tullio, ciao Effenauti. Cosa è stato per me e Festival?
Sembra banale, ma è stato veramente un momento di festa, di condivisione, è stata l'opportunità per conoscere di persona fotografi che già stimavo e ammiravo su Instagram, e conoscersi comunque di persona ha reso quel nickname, quella pagina Instagram sicuramente ancora più preziosa. E la cosa più bella è che l'onore, il piacere di avere una propria fotografia stampata sul corso principale di Anagni paradossalmente è passato in secondo piano, perché il momento lì di condivisione, la cosa ancora più importante è stata proprio sentirsi parte, ancora più parte del gruppo e della community, come se tutte quelle fotografie stampate lungo il corso fossero tutte fotografie di amici. Quindi la cosa veramente ancora più bella è stata quella di sentirsi ancora di più parte del gruppo e della community F4, per cui grazie. Che cos'è stato per me F-Festival? F-Festival è stato un incontro tra amici, una giornata passata parlando di fotografia nella fotografia. Io se devo dare un aggettivo a F-Festival direi che è analogico. È stato come ritrovarsi tra amici mettendo su un disco, su un piatto. Scegliendo una traccia non a caso, io direi in direzione ostinata e contraria di André, è stato un momento di gioia, di condivisione, analogico appunto perché dal digitale, dove siamo abituati a confrontarci, quindi da Instagram ci mandiamo solo messaggi, scritti, qui c'è stato invece l'incontro tra le persone, il ritorno a quello che era appunto l'analogico, no? Se vogliamo paragonarlo, se vogliamo metterlo in rapporto alla fotografia, quindi fatto di abbracci veri, di parole e non messaggi scritti, di condivisione soprattutto, di fotografie, stampate e non più viste ad un monitor, ma soprattutto veramente una sorta di convivialità tra persone che si sono conosciute alcune, la maggior parte, in quel momento, in quelle giornate.